E voi siete dei folli, siete dei pazzi, perché vi devo ricordare tutti i dispetti che mi ha fatto Roby. Benvenuti in questo nuovo video vlog. Lasciate già un bel mi piace. Come state? Spero tutto bene. Aspetta, mi grattano i capelli. Ok. Magia. La telecamera sta in piedi da sola. Ciao mamma. Ciao. Visto che vi è piaciuto un sacco il video dove la mia ex ragazza comandava la mia vita per 24 ore e avete votato i possibili partecipanti per tenere in mano la mia vita per un'altra giornata, avete commentato mia sorella, che è qui, e il mio migliore amico, ovvero Roberto Magro. Registrerò questi due video dove il mio migliore amico comanderà la mia vita per 24 ore, ovvero ora, e poi registrerò anche mia sorella che comanderà la mia vita per 24 ore. E voi siete dei folli, siete dei pazzi, perché vi devo ricordare tutti i dispetti che mi ha fatto Roby. Mio telefono. Sì. Ma sei coglione. Se non viene. C'è l'occhio bordò. Porco. E dai. Oh no 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 no. Affondala. Ecco, questo è un riassunto di tutto quello che mi ha fatto Roby, quindi io ho paura. Ho paura a registrare questo video, ve lo giuro. Mi raccomando, se non volete perdervi nessun video, iscrivetevi al canale e commentate con hashtag nuovo iscritto se vi siete appena iscritti o vi iscriverete durante questo video, perché vi metterò il cuoricino e vi darò personalmente il benvenuto nella Barbuz Family. E se non ci credete, andate a controllare, perché giuro che lo faccio sempre. Mi raccomando, in descrizione trovate le mie felpe e pettacolo di qualsiasi colore. Ce l'ha anche mia sorella, anche lei arancione. Pubblicate lo screen su Instagram taggandomi con lo screen dell'acquisto oppure semplicemente una foto con il merchandising, perché vi chiamerò su Instagram, se non mi seguite, Giuseppe_Barbuto, per ringraziarvi. Ora, fatta questa introduzione, iniziamo subito la giornata comandata da Roberto. Ho paura. Allora bro, devi iniziare questo video promettendo che farai tutto, ma tutto, proprio tutto quello che ti dirò io. E sta cosa già promette male. Devo fare per 24 ore tutto quello che mi dice Roberto. Ah sì? Io ho paura. Hai paura? Sì. E non lo devo fare. Hanno votato. Faccio ore quello che mi dice mia mamma. Quello che mi dice mia mamma. Votate nei commenti se volete anche 24 ore quello che mi dice mia mamma. Comunque, mi ha detto che devo promettere che devo fare tutto quello che mi dirà. Quindi prometto solennemente, lo giuro, farò tutto quello che mi dirai di fare durante questo video, durante tutta questa giornata. Guai a te se mi fai fare qualcosa di grave. Ora che ho promesso, iniziamo ufficialmente. Bro, allora i tuoi video senza scherzi alla Dora non sono i tuoi video. Quindi devi farti un video dove gli offri un caffè, dove gli fai il caffè e al posto dello zucchero ci metti il sale. Raga, il sale è schifosissimo, ma lo facciamo. Poverina la mamma Dora. La mamma cucina. Mamma! Cos'è che stai cucinando? Patatine fritte, vai, sì. Ringraziamo. Ho appena iniziato a registrare il video, no? Cosa serve a me per caricarmi ogni volta? Il caffè. Eh? Il caffè! E allora facciamo un bel caffè. Lo vuoi anche tu, mamma? A quest'ora. A quest'ora. Vabbè. Facciamoci il caffè, tanto ora che mangiamo perché... Vai, allora li faccio io, guarda come sono gentile. No. Ciao mamma, vieni a bere il caffè per favore. Me lo fai fare? Sì. Cosa c'è, mamma? Cosa c'è? Cosa c'è, mamma? È cagare. Perché? È schifo. Perché? Cosa c'è? Come, perché mi hai messo il sale? Accendi la luce, non ti si vede. Eh? Mi hai messo il sale. È buono? Guarda, te lo tirerei a... Se non fosse perché devo pulire dopo, te lo tirerei addosso, guarda. È stato colpa di Roby, perché Roby mi ha detto di fartelo. Sì, col sale. Perché quando viene qua vediamo che scherzo farli. Sì, ci crederemo, non ti incazzi mai. Vabbè, però sale, cazzo, schifo, dai. Mamma mia. Cioè, spero che adesso me lo rifai, però. Eh? Spero che adesso me lo rifai, cazzo. No. Sì, ma poi ve la farò pagare. Sì, ci crederemo.
Niente raga, quindi primo scherzo la mamma ha fatto, come al solito lei non si incazza, lei gli si può far tutto. Consigliatemi nei commenti uno scherzo da fare a mia mamma, da farla incazzare. Cioè, perché io ancora non ci sono riuscito, è impossibile. No, ma cos'è che ti fa arrabbiare a te? Non mi fa arrabbiare? Cosa lo posso dire? Come lo può dire? Vabbè. Hashtag il salto di Giuse, continuiamo la nostra giornata comandata da Roby. Vediamo cosa ci fa fare. Secondo me è anche giusto che la Dora si vendica, quindi devi farti tirare uno scherzo per tutti gli scherzi che gli fai. Non ho capito, uno scherzo. Per cui il mio che ho scelto prima. Uno schiaffo forse intendeva. Che stronzo Roby. Va bene. Mamma, Roby ha detto. Ancora? Sì. Ha detto che puoi vendicarti per tutti gli scherzi che mi hai fatto. Mi puoi tirare uno schiaffo se vuoi. Vai, ci sei? Certo. Porca puttana. Male. Mi hai fatto malissimo. Non so neanche se ho ripreso. Non so neanche se ho ripreso. Non so neanche se ho ripreso. È contenta. Cioè, guarda come è contenta. Non c'è problema. Dammene un altro che non so se ho registrato. Però non forte così. Che lo do dall'altra parte. Vai dall'altra parte. Aspetta che. Aspetta. Uno schiaffo è uno schiaffo. Vero Roberto, uno schiaffo è uno schiaffo. Sì, ma aspetta che riprendo. Non vede l'ora. Oh, tieni sta telecamera perché sennò non riprendo bene. Aspetta, aspetta, No, questo non mi è andato bene. L'altro era più bello. Vai. Questo era un pugno, Questo era un pugno. Ma trattamento qua. Questo video è ancora segnalato, cioè tipo, questo qua è abuso di potere. Veramente? Oh, mi ha fatto male, raga. Non vedeva l'ora, cioè, super contenta. Mi ha fatto prendere la schiaffa da mia mamma, non prendevo uno schiaffo da mia mamma da non so quanto. Vabbè, visto che è orario di cena, mentre ceni con i tuoi, mangia a bocca aperta e cerca di dargli fastidio. Ho abbassato il volume. Perché adesso ascoltiamo qualcosa di più interessante. È piacere. Ah, comunque Fra, volevo dirti che stasera mi sa che tocca a te lavare i piatti, Che sbatti, cioè allora questo video era partito benissimo con lo scherzo di mia mamma, adesso mi sono fatto tirare schiaffi da mia mamma, ma li lavo anche i piatti. Ma vi siete messi d'accordo? Mi piace sto video. Ti piace sto video? Sì. Siete messi d'accordo? Che uomo di casa? Sì. Dopo un anno e mezzo di viaggio a scuola magari si impara, lavare i piatti. Certo. Scotta? Sono bruciato. Scotta? Sì, scotta, vai. Io i piatti li ho lavati, i bicchieri così li lavi tu. Tutto qui? Ah, voilà. Non ho specificato, io ho detto ti toccavano i piatti li ho lavati. Va bene, va. Ok, dopo che ho cenato, ho lavato addirittura i piatti, due per la precisione. Direi che continuerò il video domani mattina, appunto perché adesso tra poco andrò a dormire perché ho cenato tardi, perché sono arrivato qua a Verbania tardi, sono partito da Milano, sono arrivato qua tardi. Siccome è 24 ore, io continuerò domani mattina. Buongiorno raga, scusate la faccia, mi sono appena svegliato. Fa freddissimo e sono le 8:24 di mattina, appena bevuto il caffè. E anche oggi la mia vita sarà comandata da Roberto. Mamma mia raga, è un trauma. Dirti che zio, secondo me questo ci sta di brutto. Prendi dei tatuaggi finti, fateli in faccia, che veramente voglio vedere la reazione di tua sorella, ma soprattutto dei tuoi genitori. La situazione è questa: mia sorella è a scuola, mio papà a lavorare e mia mamma è uscita. Quindi do scherzo, lo potrò fare solo a mia madre come al solito. Io adesso mi farò dei tatuaggi finti con l'eyeliner, aspetterò che torni e poi mi farò vedere con questi tatuaggi finti. Sicuramente mi sgamerà subito, ma magari al primo impatto ci casca. E secondo me sarà divertentissimo, perché comunque sono sempre dei tatuaggi in faccia. Credo di aver preso l'eyeliner, raga, non sono sicuro, ci ho messo una vita per trovare questa cosa. Un po' storto sto coso. Secondo me sono abbastanza credibile. Secondo me no, proprio per niente. Ok raga, mia mamma ha appena suonato il campanello, quindi tra poco entrerà e mi vedrà. Ciao mamma, oggi sono andata a fare una cosa stamattina mentre tu eri via. Guarda io se sto bene. Che dominato. Ti piacciono? Ah, sono
finti. Si vede che sono finti. Puoi prendere un colpo, mi puoi prendere. Ricordami in faccia, no, Giuseppe, dai. Però mi starebbero bene. No, 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 per l'amor di Dio, no. Basta. Come questo, basta? In che mai sopra no, dai. Basta tatuaggi? No, basta. No, in faccia non li voglio, assolutamente in faccia no. Ma vanno di moda, No, no, no. Vuoi farmi arrabbiare? Ah, allora abbiamo trovato il modo per far arrabbiare mamma. Ok raga, mi sono appena ripulito la faccia. Ovviamente la reazione di mia mamma era abbastanza prevedibile. Io ci ho provato, giuro. Mi dispiace Roby se non sono riuscito a farle questo scherzo, ma giuro che ci ho provato. Ultima cosa, visto che tu mi hai promesso che farai tutto, qua secondo me non dice qualcosa di brutto. Devi bruciare una tua maglia di Gucci. Visto che ne hai due, ne bruci una. Devi dargli fuoco. Che stronzo. Ma perché ce l'ha così tanto con le mie maglie di Gucci? È stronzo un sacco Roby. Devo farlo per forza. Ah, qua ci sono le mie maglie di Gucci. Mi brucio questa. Secondo me così basta. Spegniti, ma qualcuno spegniti. Non si spegne? Non si spegne? No, si è rovinata tutto. Vabbè, dovevo immaginarlo. Cioè, lo sapevo. Io ho pensato che con l'alcol non si rovinasse, invece sì. Minchia, si è bruciata tutta. Proprio il solito stronzo. Cioè, anche quando non c'è deve combinarle. Sempre il solito stronzo. Vabbè. Raga, il video finisce qua e... sai che ho fatto una cazzata. Vabbè, ciao.